Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi una nuova ricettina di cucina ed è la ricetta per realizzare un frullato, uno smoothie all'avocado e cioccolato che è davvero una bomba. Io l'ho scoperto circa un mese fa e me ne sono assolutamente innamorata e quindi adesso voglio mostrarlo anche voi. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Partiamo con gli ingredienti. Per realizzare questo frullato abbiamo bisogno di una banana, un avocado, del cacao, miele o un altro zucchero a vostra scelta, anche zucchero di canna, del latte anche qui a vostra scelta e un po' di aroma alla vaniglia. Dunque vado a prendere la mia caraffa perché vado più comodo a frullare. Taglio a metà l'avocado. Lo svito per riuscirlo ad aprire e poi con un cucchiaio lo vado a separare dalla buccia. È un procedimento molto molto semplice e veloce, insomma chi ha già provato con l'avocado lo sa. Lo vado a tagliare a pezzetti dentro la mia caraffa, ma semplicemente per facilitarmi il passaggio successivo. La stessa cosa lo vado a fare anche con la mia banana, quindi la spezzetto all'interno della caraffa, verso 2 cucchiai di miele, ma come vi dicevo prima potete utilizzare la stessa quantità con zucchero di canna, insomma zucchero quello che volete, e 2 cucchiai di cacao amaro in polvere. Una tazza di latte, io utilizzo questi misurini. E già lo sapete, ma potete utilizzare la quantità di una tazza che avete in cucina. Aggiungo per ultimo anche l'aroma alla vaniglia, poca poca. Io ho una bustina di vanillina, ma ne metto davvero un pizzico. Prendo il mio mini pimer, o voi il frullatore, quello che preferite, frullo tutto quanto e verso all'interno del mio bicchiere. Ed ecco qua il mio frullato smoothie al cioccolato, freschissimo e gustosissimo, pronto, ottimo per una merenda, è davvero buonissimo, denso, cremoso, davvero dovete provarlo. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!